per il mercato del lavoro europeo. Grazie. Grazie a lei, vicepresidente. Gentile, un minuto per favore. Sì, grazie Presidente. Non v'è dubbio, abbiamo un prezioso capitale umano in Europa, nel mio paese, in Italia, animato da passione civile dentro un percorso di nuovo protagonismo delle comunità che oggi dà senso ad un'idea di mercato che antepone al profitto la crescita sostenibile, soprattutto dal punto di vista sociale. In una visione moderna del welfare, l'economia sociale oggi diventa leva di nuova e buona occupazione, soprattutto per le persone più fragili e più vulnerabili. Le differenze del quadro normativo a carico dei vari Stati membri costituiscono un ostacolo, talvolta insormontabile. Occorre dunque promuovere una differente intelaiatura normativa, finalmente di respiro europeo, che consenta al sistema di impresa, alle associazioni, alle fondazioni di superare l'attuale frammentazione per poter competere su tutto il mercato europeo. Mi pare non più rinviabile la scelta in capo al Parlamento e alla Commissione, signor Commissario, di riconoscere il ruolo fondamentale del sistema di impresa sociale come attore di rilievo nel quadro della Strategia 2020 per potenziare le politiche di coesione e di crescita economica. Grazie tante, onorevole Nini dama poslanec Michaela Šojdrová. Onorevole Šojdová, prego, 2 minuti. Dear Mr. President, dear colleagues. Presidente, colleghi, vorrei esprimere il mio appoggio alla relazione della collega.